Buonasera. Bene, questa sera mi vado a preparare la mia cena e cosa mi preparo per mantenersi bella in forma? Sono andata a lavorare, ho fatto la mia giornata di lavoro, sono andata in palestra, mi sono allenata e adesso preparo la mia cena. Faremo una bella tartare di salmone con carciofi, gustosa e salutare. Ci viene bella in forma. Abbiamo qui 150 g di salmone, un carciofo e delle verdure a piacere. Qui ho del peperone, pomodorini e finocchio. Abbiamo già preparato il nostro piatto per fare la tartare. Cominciamo con il preparare la nostra salsina, la nostra base. Per condire la nostra tartare. Ciao Salvatore! Quindi mettiamo olio extravergine di oliva, mi raccomando, un pochino di sale. Ciao Raisa! Non tanto, eh! Ciao Stephen! Mettiamo il sale, un pochino di pepe. Soprattutto del limone. Ciao Pop! Ci mettiamo un bel po' di limone spremuto, fonte di vitamina C. Un limone, poi dipende da quanto su qua il vostro limone, eh? Ok, abbiamo messo il limone, ci mettiamo un pochino di prezzemolo, questo uguale, va benissimo. Ecco. Pochettino di prezzemolo. E lo mettiamo nella nostra ciotola. Ciao Jimmy! Grazie, sta molto bene. Tu come va? Ecco qua, un po' indaffarata, ho cambiato posto di lavoro, un nuovo lavoro, quindi un nuovo impegno e quindi stiamo riprendendo i ritmi. Ciao Jimmy! Ecco fatto, molto semplice. Abbiamo messo olio extravergine, sale, pepe e prezzemolo e limone, soprattutto il limone. Ci possiamo grattugiare anche un pochino di scorza, che male non ci sta. Anzi, diamo un bel profumo di pesto. Grattugiamo un po' di scorza. Ciao Emanuele, come va? Eccomi, quindi ci mettiamo anche la scorza del limone, che è profumata e poi contiene degli oli essenziali che fanno benissimo. Noi in Italia abbiamo dei prodotti, delle eccellenze. Il resto del mondo se ne sogna. Salsina è pronta. Cominciamo con il nostro carciofo. Molto finemente. Sì, grazie, ma è tutto bene. Ecco qua.
Ecco, perciò fanno benissimo, depurano il nostro fegato e sono punte di ferro. E poi sono buonissimi. Fate i carciofi, sono buoni. Adesso è periodo. Bene. Abbiamo messo il carciofo. Cominciamo a mettere un pochino di salsina, se no il carciofo si ossida. Ecco qua. Ecco. Adesso procediamo col nostro salmone. Ok, mi raccomando, attenzione alle lische. Fatto. Il salmone è tenerissimo. Attenzione, mi raccomando. Bene. Ci siamo. Eccoci qua. Ciao Giulio, grazie, sei gentile. Ecco. Terminiamo. Condimento, vedete, è molto veloce, eh? In realtà hanno poco lavoro. Ecco. Ecco fatto. Benissimo. Vedete? Abbiamo messo insieme. Abbiamo messo. Ciao Sergio! Grazie, sei gentilissimo, mi fa molto piacere. Ecco qua. Ciao Gaetano. Ecco qui. Ok. Possiamo metterla. Vedete, abbiamo preparato un piatto, delle foglie di insalata, in questo caso del radicchio rosso. E qui abbiamo il nostro anello per preparare la tartare. Quindi con l'ausilio del cucchiaio facciamo questo modo. Poi, domani sera, se riesco, prepariamo anche un risottino con il riso basmati. Vediamo, dipende dai miei impegni lavorativi, dagli allenamenti. Il segreto per stare in forma, alimentazione sana, sport e soprattutto non bisogna stressarsi. Non bisogna stressarsi e non dar credito alle persone un po' invidiose, che ce ne sono tante, Ce ne sono tante che non guardano i propri problemi e si accaniscono sugli altri. Ecco qua. Quindi compattate bene bene con il cucchiaio in questo modo. Ok, perfetto. E allora possiamo mettere altre verdurine per accompagnare il nostro piatto. Mettiamo il finocchio. Un po' colorato, sappiamo anche che le verdure colorate ci fanno bene. Qua riprendo il mio bel coltellino. Ecco qua, siamo pronti.
accompagniamo il nostro bel piatto. Abbiamo messo del finocchio, mettiamo del peperone. Facciamo un piatto bello bello colorato. Ciao Alessandro, ciao, grazie, e vi rimando un saluto, un abbraccio e un bacio da Roma. Ecco qui. Bene, abbiamo messo un pochino di peperone, possiamo aggiungere dei pomodorini se ci piacciono. Ecco qua. Mi piacciono molto le tartare. Ciao Laiza, ti diverti, eh? Ecco, benissimo. Oh, abbiamo composto un bel piattino. Non ci resta che terminare col condimento. Possiamo aggiungere anche dell'altro olio. Possiamo continuare ancora con un po' di limone. Se avete delle arance, anche le arance vanno bene. Sono fiori di erba cipollina. Grazie Alessandro, mi fa molto piacere. Mettiamo anche un fiorellino. Così abbiamo messo anche un tocco di primavera, che non ci sta male. Possiamo mettere ancora un pochino d'olio. Il nostro olio extravergine, fantastico. Ecco qua. E che dire? Il piatto è pronto. Ce lo dobbiamo soltanto, voilà, gustare. Ecco qui. A voi. La nostra tartare di salmone con carciofi è pronta. Un bacio, un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie della vostra attenzione e spero di farvi ancora compagnia in un'altra ricettina. A presto, lo spero. Grazie e buona serata a tutti. Ciao!